Ieri con i ragazzi delle medie siamo andati a fare un'esperienza un po' particolare. Eravamo qua in oratorio a fare una giornata di ritiro e poi siamo andati a fare un'esperienza un po' particolare. Ho bisogno di qualcuno un po' sveglio che ce la racconti. Chi è che viene dei Preado? Andrei, vieni. Ha alzato la mano, forse per dire no, ma ormai ha alzato la mano. Vieni, vieni. Allora, dove siamo andati ieri pomeriggio, Andrei? Siamo andati... Ecco, ha detto uno un po' sveglio, infatti, Andrei è subito sveglio. Allora, sono le 10:15, sì. La sveglia è già suonata. Dove siamo andati ieri? All'Istituto dei Ciechi. Molto bene. Siamo andati all'Istituto dei Ciechi. A fare che cosa? Cioè, a provare come si sentivano i ciechi e a sviluppare anche gli altri sensi del nostro corpo, oltre alla vista. Sì, non eravamo lì a fare un esercizio, ma siamo andati al dialogo nel buio, giusto? Si chiama così, giusto? Sì. Meno male. A fare questa esperienza in alcune stanze completamente buie, dove si può stare guidati da un non vedente o da un ipovedente che ti accompagna a simulare delle situazioni della vita. Però non siamo andati lì a far finta di essere ciechi. Cosa siamo andati lì a fare? Perché abbiamo scelto di fare questa cosa? Per sviluppare gli altri sensi. Sì, allora, detto così sembra che siamo un gruppo un po' esoterico che sta lì a fare cose strane. No, siamo andati lì per metterci allo stesso livello, alla pari di qualcuno, no? Ok. Ok, vabbè, grazie Andrea, ti vedo in difficoltà. Vai pure a sederti. Siamo andati lì per metterci in dialogo con chi era lì a farci da guida. Non per far finta di essere ciechi, per giocare a fare i ciechi, ma per chiederci che cosa significhi stare nel mondo con persone che vivono in maniera un po' diversa da noi, no? Chi non vede sperimenta il mondo in un modo completamente diverso, sperimenta la vita in un mondo completamente diverso. Tra le varie esperienze che abbiamo fatto c'è stata anche questa, che nel buio ogni piccola luce, quelle stanze erano completamente buie. A volte ci sembrava di vedere le luci, ma ci hanno spiegato che in realtà è la nostra retina che si inganna. Cerca la luce così tanto che anche se è buio vede dei piccoli flash in giro, anche se non ci sono. Però sulla strada, sul corridoio iniziale, poi quando siamo usciti, c'erano delle piccole luci. E quelle piccole luci sembravano fortissime, sembravano accecanti, nonostante fossero molto deboli. Cosa ci ha aiutato a capire questa esperienza? Tante cose che abbiamo visto con i Preado. Ma perché ve la sto raccontando? Perché ai tempi di Giovanni Battista c'era un gruppo di uomini e di donne che viveva un'esperienza simile, non sulla vista, ma sull'ascolto. Era il gruppo degli Esseni, era il nome di questo gruppo, no? Non era proprio una setta, però più o meno, ecco. Cosa facevano gli Esseni? Andavano in mezzo al deserto. E perché secondo voi andavano nel deserto? Cos'è che non c'è nel deserto? Non c'è niente nel deserto. Non c'è niente nel deserto! E quale sarà il senso fra tutti e cinque i nostri sensi che si sviluppa un po' di più nel deserto? L'udito. Esatto! Perché se non c'è niente, non c'è niente che fa rumore. Non so se vi ricordate, bimbi o anche gli adulti, nei mesi, 2 anni e mezzo fa, in cui siamo stati chiusi in casa, 2-3 mesi chiusi in casa, ve li ricordate? Sì, come, chi se li dimentica? Vi ricordate il silenzio che c'era a Milano? La nostra città è sempre piena di caos, di confusione, e in quei mesi c'era un silenzio la sera. Vabbè, alle 6 c'erano quelli che uscivano coi pentoloni a battere i pentoloni sul balcone, ma la sera c'era silenzio, si sentivano gli uccellini. Addirittura in oratorio si sentivano un po' di uccelli rapaci, no? Le civette, oppure gli animali notturni che arrivavano dalla campagna, arrivavano in città. Perché se stiamo in un luogo molto silenzioso, come il deserto o come Milano quando è tutto chiuso, il nostro udito inizia a percepire ciò che altrimenti non percepirebbe. E gli Esseni facevano così, andavano nel deserto per sviluppare un po' di più la capacità di ascoltare. Ma ascoltare che cosa in particolare? Cambiamo voce, eh?
Le persone? Le persone certamente, ma loro volevano ascoltare una cosa in particolare. La parola di Gesù. Gesù non era ancora nato, però è giusto, la parola di Dio. Infatti nel Vangelo che cosa si dice di Giovanni? Quando c'era tetrarca, era governatore, fa tutto l'elenco, le persone importanti, il presidente del consiglio, il presidente della repubblica, il re, l'imperatore. Cosa succede a Giovanni? Cosa abbiamo ascoltato nel Vangelo che succede a Giovanni? La parola di Dio venne a Giovanni. La parola di Dio venne su Giovanni, nel deserto. Cioè, questi qua sono nei palazzoni, no? C'hanno in mano le redini delle sorti economiche, militari, di tutto l'impero. E la parola di Dio viene su questo ragazzo che si trova nel deserto. Che si trova lì per mettersi in ascolto, per fare in modo che non ci siano distrazioni intorno a sé e la parola di Dio mi possa raggiungere in maniera più forte. Mi possa raggiungere e io non possa non accorgermene. Ecco perché va nel deserto Giovanni. E questa parola gli fa dire delle parole dolcissime, vero? Dolcissime! Razza di vipere! Mamma che dolcezza! Ma voi credete di poter compiacere il Signore solamente perché siete del popolo di Israele? Ma non avete capito un tubo, dice Giovanni. Era un bel tipo, Non era uno che andava lì a lisciare il pelo agli altri. Qui nel nostro ambone c'è Giovanni Battista. E cosa c'è raffigurato qua di fianco a Giovanni Battista? I chirichetti dovrebbero saperlo bene dopo domenica scorsa. Un'ascia. Un'ascia! E perché c'è proprio un'ascia qua? Perché Giovanni Battista taglia tutti gli alberi. È un bascaiolo, insomma. Taglia tutti gli alberi. Ha detto nel Vangelo, l'accetta, l'ascia è già pronta alla radice degli alberi per sgomberare tutti gli ostacoli che ci sono sul cammino del Messia che deve venire. Dovrà un po' cambiare idea Giovanni Battista quando conoscerà la predicazione di Gesù. Ma quello che ci sta dicendo è chiaro. Ma cosa aspetti a preparare il tuo cuore alla venuta di Gesù? Non so se vi siete resi conto, ma l'urlo di razza di vipera ha riattivato i microfoni. Sarà un segno? Ma chi lo sa? Cosa aspetti a preparare il tuo cuore per la venuta del Signore? Cosa aspetti a metterti in dialogo con chi ci vede di meno e a stare con loro e a provare a metterti un po' nei suoi panni? O a trovare dei luoghi di silenzio, dei luoghi di ascolto perché la parola di Dio ti raggiunga? In questo periodo di avvento, con due giovani della nostra parrocchia stiamo facendo la vita comune, stiamo vivendo qui in oratorio, tutti i giorni, tutto l'avvento. E qualcuno si aggiungerà nella prossima settimana. Ogni mattina iniziamo la giornata in preghiera, con il silenzio, ascoltando i salmi e la parola di Dio. Perché il nostro cuore ha bisogno di creare le condizioni perché ci lasciamo raggiungere dalla parola di Dio. Altrimenti Dio può anche urlare, ma nella confusione della nostra città e delle mille cose da fare non ce ne accorgiamo neanche. Giovanni Battista va nel deserto per allontanare tutti quei rumori che non gli permettono di ascoltare altrimenti la parola di Dio. Noi veniamo in chiesa oggi, la domenica, perché almeno tutto quello che ci distrae dall'ascolto della parola di Dio e dal cercare di vivere la nostra comunione all'interno della comunità di San Luigi possa come essere messa un momento in pausa e concentrarci sul nostro essere comunità, sul nostro essere discepoli, sul nostro essere in ascolto della parola di Dio. E cosa ci dice che dobbiamo fare, Giovanni? Mica cose stratosferiche, eh? Quando gli vanno a chiedere cosa dobbiamo fare, cosa risponde Giovanni? Sparare i raggi laser dagli occhi? No! Cosa dobbiamo fare? Quando le folle vanno da Giovanni e gli dicono: ma cosa dobbiamo fare allora se non basta essere figli di Abramo? Chi ha due tuniche ne dà una a chi non ne ha e così faccia anche chi ha da mangiare. Esatto! Chi ha due tuniche, chi ha dei vestiti in più, non solo quelli che gli servono, ne dia anche a chi non ne ha. E anche chi ha da mangiare, chi ha abbastanza da mangiare per sé e perché gliene avanzi, ne dia a chi non ha da mangiare.
Oggi è la terza domenica del mese, abbiamo portato qui a messa le nostre offerte ingegneri alimentari per la Caritas, per i poveri della nostra parrocchia, e poi all'offertorio li porteremo all'altare, perché chi ne ha di più li possa portare per chi non ne ha. E poi arrivano a domandargli cosa devono fare i pubblicani, che erano quelli che riscuotevano le tasse e che tutti dicevano, e forse ci avevano anche ragione, che chiedevano sempre un po' di più. Se tu dovevi pagarmi 10, io te ne chiedevo 12, così due me li tenevo io. E cosa devono fare per Giovanni Battista i pubblicani? Essere onesti, non chiedere di più, non pretendere oltre quello che gli viene chiesto, oltre quello che gli viene dato. Questo vale per tutti noi adulti che lavoriamo, non solo per i pubblicani. Vivere in maniera onesta. Abbiamo uno stipendio? Va bene questo stipendio, vorremmo di più, chiederemo di più, ma non è che allora lo rubo o non pago le tasse o vivo in maniera disonesta. E i soldati? Che cosa gli dice Giovanni Battista? Cosa devono fare i soldati? Non maltrattate. Non maltrattate gli altri, non siate violenti. Questo vale anche per noi in famiglia o per chi è educatore, insegnante, allenatore, per chi ogni tanto perde la pazienza verso gli altri, anche verso i propri amici. Non maltrattate, non esercitate il vostro potere come qualcosa da infliggere agli altri, ma mettetevi a servizio. E Giovanni dice, se farete queste cose, creerete le condizioni necessarie perché la parola di Dio vi raggiunga. Non serve andare nel deserto. Giovanni ha scelto di farlo perché ha capito che a lui serviva, ma non siamo tutti Giovanni Battista. Ognuno di noi creerà le condizioni che gli servono per ascoltare la parola di Dio. Certo che se non mi metto mai in ascolto è impossibile sentirla, no? E ragazzi, funziona così: se una cosa l'ascoltiamo sappiamo come fa. Se una voce ci mettiamo ad ascoltarla, magari capiamo cosa ci sta dicendo. Ma se non creiamo mai queste condizioni è impossibile. E da dove si parte? Si parte da essere generosi, si parte dall'essere onesti, si parte da non essere prepotenti. Sono questi i punti di partenza che ci consegna oggi Giovanni Battista. E allora, cari ragazzi, cari adulti, cari tutti, chiediamoci in questa settimana: che cosa aspetto a creare queste condizioni? Che cosa sto aspettando a mettermi in ascolto? Che cos'è che mi impedisce già oggi di ascoltare la parola di Dio che mi vuole raggiungere?